sopra la scrivania un po' di foto con presidenti della Repubblica, Sì, non solo. c'è anche Fidel C'è Castro. anche Fidel Castro. Pertini. Intanto era simpaticissimo, che questo conta, no? Lo ricordo in tante battaglie, ben prima che fosse presidente della Repubblica. Pertini resta il suo preferito. Beh, direi proprio di sì. Tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà. Nella nostra Costituzione al Presidente della Repubblica viene attribuito un potere molto importante che se fosse usato male potrebbe essere ancora più grave la crisi della democrazia che è già di per sé grave. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Mattarella è stato un ottimo presidente, io ne ho molta stima, ma anche perché la sua vita come dirigente politico testimonia delle sue qualità. So anche che si dimise da ministro quando Craxi fece le prime leggi che hanno costruito l'impero di Berlusconi. Non è poco. Se tutti i partiti glielo dovessero chiedere, Mattarella cambierà idea? Io non credo che cambierà idea perché, per quanto lo conosco, mi pare che, avendo affermato questo molte volte, non cambierà idea. Da cronista, ma anche da parlamentare, queste trattative le vedeva fatte proprio in transatlantico, negli uffici del Parlamento o altrove? Sono tutti accordi, sottoaccordi, vendette, faide interne ai partiti, siccome serve un certo numero e quindi ognuno si può vendicare. Quando si fa una possibile rosa di nomi, poi a un certo punto qualche osservatore dice anche una donna. Ah, sì, anche con una donna. Che effetto le fa questa discussione nel 2021? Ma ormai queste sono le frasi che vengono dette perché le donne stanno vincendo. Cioè, mi hanno chiesto chi avrei voluto e allora fra tutte Rosy Bindi, perché è una che da 50 anni so che si è battuta per le cose giuste nel Parlamento di dove è stata. Lei nel 2015 è stata anche tra i nomi possibili? Io ho preso 36 voti. Che sensazione è essere una possibile candidata al Quirinale? Beh, una soddisfazione certamente, perché i 36 che mi hanno votato hanno fatto una bella cosa. L'attuale presidente del Consiglio è Mario Draghi. Ma io di Draghi ho stima, perché Draghi è stato, contrariamente a quello che si dice, si è comportato come presidente della BCE, della Banca Centrale Europea, in modo intelligente e coraggioso. Detto questo, penso che non sia un buon presidente del Consiglio, perché non ha mai partecipato da dirigente di un partito nella vita politica italiana. E un paese non è un consiglio d'amministrazione di una banca, insomma, è un'altra cosa. Neanche per il Quirinale, quindi? Ma neanche per il Quirinale.